Ragaz, Bargeman, Ox Media, La Cassaforte, yeah! Bella Bargio! Bella Tech, come stai? Oh? Bene, dai, ci proviamo. Ci proviamo, ci proviamo. Sei in forma però, guarda. Sono informissimo, sono in forma. Guarda. Cioè, comunque, bisogna dirlo che Bologna è una città che spacca. L'unica città dove davvero si rimane forever young. Devi essere preparato. Lo sai, sai che da 20 anni non sei cambiato, un po' di barba. Beh, sì, bianca, un po' di barba bianca. Basta, un po' sai come. Però spacchi, sei in forma, mi fa piacere di vederti. In forma. E come ben sai, è un piacere averti. Cioè, siamo un ritornello che ripetiamo a tutti, ma in realtà tutte le volte che noi chiamiamo una persona qua è perché noi riteniamo che ha dato qualcosa di importante nel suo ambito. Ti ringrazio. Capito? Questo è il nostro parere. Poi dopo la gente può fare dire quello che vuole. E quindi un cazzo, è stato bello per noi finalmente averti qua, poi saltafili, lavoro e tutto il resto, tu sei super impegnato, fai sì. un sacco di serate in giro sì. e tutto il resto, mi fa veramente piacere che sei qua con noi oggi. Quindi, dopo tutte ste pugnette, andiamo dritto al punto. Bella, tu ti chiami Michele Bargiolini, giusto? Sì. Ma sai che su internet non si trova il tuo vero nome? Così. Lo so. E come mai? È una scelta tua questa? Sì. Cioè, da preservare qualcosa, dici? Al massimo puoi trovare un Michele Bargeman. Ok. Però, boh, non lo so, però mi dava fastidio il mettere nome e cognome. Perché poi anche quando si va a cercare la tua bio così, no? Non c'è nessuna informazione personale su di te. Pochissime. No. Non ce ne sono. Cioè, forse c'è Bulldog Glover. Sì, robe così e basta. Ci sono i tuoi lavori, i progetti in cui hai partecipato, i laboratori e tutto, che poi ha fatto un botto di cose. Sì, non so come cazzo fai, come hai trovato il tempo di fare tutte quelle cose. Nel frattempo poi immagino che andavi a lavorare, a fare la vita normale. La chiamavano la fotta. La fotta, la chiamavano. Basta quella, la fotta e la passione. La chiamavano la fotta, sì. Bomba. Quindi tu nasci a Bologna. Io nasco a Bologna. Cresci a Bologna. In provincia, cresco. In provincia, dove? Sì. A Bentivoglio. A Bentivoglio, spacca Bentivoglio. Una ridente cittadina basata sulla morte. Perché sulla morte? Perché fai conto che lì c'è l'ospedale, poi c'è un hospice per i malati terminali e la principale attività sono le pompe funebri. Wow. Ci sono tipo 7 pompe funebri. Wow, ma il marmista lungo la strada. Sì. Wow, ma quanti abitanti ha più o meno? Secondo me adesso intorno ai 6-7 mila con le frazioni. Wow, e muori così tanta gente così? No, però c'è col fatto che c'è il coso per i malati terminali, l'ospedale che comunque in provincia, capito, da quella parte lì è il più grosso. Quindi tu dici anche da Bologna, da Milano, quando sei malato terminale, dai, Bentivoglio. Sì, perché lì c'è una fondazione, si chiama Fondazione Ramazzini, che è quella che ha creato l'hospice, che è quella più avanzata sulla ricerca... Bomba. Sul cancro, sapersi. Almeno a livello territoriale, non so se è italiano, che cazzo, però... No, adesso a Bologna c'è un gran reparto oncologico, sia al Maggiore che al Sant'Orsola, quindi vabbè. Ci sta poi cultura qua di... Per fortuna non ho avuto troppa confidenza. No, infatti per fortuna neanche io, guarda. Però sì, cioè Bentivoglio è tipo la Death Valley dei poveri. Comunque vuole sapersi, bro, se mai vorremmo aprire in futuro delle pompe funebri, Bentivoglio subito. Beh, la concorrenza lì è spietata, cioè, tipo forse. Six Feet Under. Bello. In effetti non ti conviene, sono già 7 pompe funebri. Sette in così poco spazio. O vai lì, assumi tu un serial killer, dici, bro, devi ammazzare tutti. Solo che nel giro di 2-3 anni non c'è più nessuno nel paese e fallisce tutto. Quindi, vengono da fuori. Quindi stavo dicendo, tu cresci in provincia, quindi, però... Quale ricordo c'hai tu della provincia o di Bologna, la città? Ti ricordo proprio della città. Perché poi della città sì, o della città, provincia? Della città e della provincia. Allora, io della provincia, in provincia non mi sono mai trovato bene, quindi appena ho potuto me ne sono proprio andato. Quindi ricordo della provincia, ricordo di infanzia. No, forse sì. La roba più figa che è successa quando quando stavo là era che a 13 anni, 14, riuscii a convincere il comune ad aprire uno skate park e fu il primo nella provincia di Bologna. Cazzo stai dicendo? Sì. A 13 anni? 13 anni, 14.
perché comunque essendo una piccola comunità, mio papà faceva Capito. politica Però eri un visionario, cioè nel senso, hai voluto una cosa, cioè non hai fatto come gli altri bambini che dicono fanculo non c'è qua, vado nel paese di fianco oppure in città, tu le volte a fare, lo volevi a casa tua No, lì. anche perché comunque anche in città Bologna non c'era Non uno skate c'erano, ah park, davvero? no? Cazzo. Infatti i ragazzi venivano a Ah, Bentivoglio a merda. skateare, io ho Cazzo, ma conosciuto. allora sei una leggenda, uomo, cioè nel senso, si può dire che sei uno dei pionieri, che sei un tipo che ha fatto in modo Il che... primo durò poco perché poi lì cioè, Sei un sono precursore, no? casini strani, robe strane. Cioè. Però dai, cazzo, onore, sei un precursore, bomba, E come quindi cazzo quella non roba lì è pensavo? la roba che forse è la più figa No, ma che è una figata, è una successe. figata. Credo che a 14 anni se fai una roba del genere ci sta che rimuovi tutto quello che hai fatto prima. Nel senso, no, perché Cioè, non è una cosa da sì, poco, cioè sai, abbastanza. Cioè, anche perché cioè, noi alla fine eravamo un gruppetto e ci tiravano le secchiate d'acqua, cioè ci menavano con le chiavi dentro i Ah, canovacci, dentro i wow. burattini, così Solo le per farvi levare vecchie, dal perché cazzo. sì, per levarci dal cazzo. Quindi Vedi? ho Bellissimo. fatto una petizione, Merda, che grande però, guarda che è una gran cosa. Io a un 14 anni, progetto. a 14 anni non sapevo neanche cosa fosse una petizione. Però petizione, che cosa vuol dire? Petizione suona come peto, petizione avrei detto che è scorreggiare. Comunque, ti giuro. Comunque, bro, invece della città di Bologna, ti capitava qualche volta di Sì, fare delle perché io incursioni? appena ho potuto sono venuto a Bologna a scuola, rimanevo qua più che potevo e appena finita la scuola ho cominciato a fare il fonico, quindi mi sono Te proprio ne sei cominciato andato, ad domani, andare, lascia, cioè basta. magari stavo ancora là, vivevo con i miei, però ero sempre E in più giro. via che in casa, Però cioè a casa. di Bologna io non so, mi ricordo il Bologna dei primi anni 90, quindi quando Fervore. c'era il Quando c'era rap il rap. più Ma... figo che c'era in Italia. Ok, ma la città, cioè nel senso, tu hai percepito il cambiamento della città da allora a oggi, proprio a Sì, livello brutalmente, brutalmente. Che brutalmente. cosa hai visto? In più e in meno, cosa è cambiato in particolare? Se, da, io chiedo, dal tuo punto di vista, è l'occhio di uno che è nato qua intorno, che è cresciuto qua. Sì, secondo me in quegli anni Bologna era l'epicentro di un movimento controculturale che si muoveva per l'Europa, partendo da Londra per poi andare a Berlino, Barcellona, però in quegli anni, proprio negli anni 90, Interessante dal questo. 91 al Interessante. 98, quel Questo decennio lì, è vero, però mi sembra c'era se... un fermento Sì, è controculturale vero. determinante qua. Infatti io mi chiedo, me lo sono sempre chiesto ma non l'ho mai chiesto a nessuno, com'è possibile, come, a cosa è dovuto, è stata dovuta questa corrente, questa cosa controcorrente e tutto il resto, questo No, fermento, secondo te, cosa dici tu? non te lo saprei dire, cioè a volte sono anche, non dico coincidenze, però allineamenti strani, pianeti, però comunque è una storia universitaria grande quella di Bologna, quindi secondo me già quello bastava ad aprire, e poi comunque è sempre stata una città molto Sì, culturale, è vero, poi la quindi posizione è cioè quella. in quegli anni magari la cultura underground era una roba che interessava veramente una fascia di età, i cosiddetti No, giovani. capisco, E capisco. quindi magari tutta una serie di cose sono confluite qua perché da un'altra parte non c'erano più o cominciavano a scarseggiare, ma anche semplicemente il movimento dei mutoidi Sì. testimonia quella roba lì. Sì. Capito? Loro sono partiti da là, sono venuti Bomba, qua. bomba. Ma Poi poi... sono andati a casa, adesso sono a Sì, Sant'Arcangelo, che non ho è detto. la Ma... capitale della Però cultura cioè, underground anche la posizione mondiale. di Bologna, non alla fin fine, cioè sei tu, immagina un po' un artista, non un pittore, Sì. che avrà nelle loro comunità, chissà, a Napoli o a Roma, un altro chissà a Milano, diveniva più comodo beccarsi in un posto come Bologna dove c'è un amico che studia, no? Cioè, secondo me anche queste cose qua Sì, hanno giocato... ma poi comunque storicamente, c'è cioè anche a livello musicale, cioè Bologna Non è vero, c'ha è vero, una c'è la storia sua, sua, come tutta sua, Genova. ormai è in tutto il mondo, sai? Cioè, è Sì. proprio riconosciuta come città rossa, città aperta, città multiculturale, tutte, ma ovunque, sai? E Ovunque nel guarda, dico, mondo. secondo me lo spirito di base è rimasto, quindi c'è comunque qua, se senti chiunque viene a vivere qua da un altro posto, ha un'idealizzazione di Bologna che è un po', anche un po' forse stereotipata, però È vero. comunque sia qua c'è comunque una specie di fermento
underground, mm-hmm. c'è allora, io gente come... che si sbatte per fare le cose. È interessante anche. Questo. Bruciamo un po' le tappe, cioè, che poi sono cose che ne cioè, insomma, secondo te, perché questo fermento poi è andato a sparire negli anni. Secondo me no. No, secondo te no? No. Okay. Cioè, nel senso, è calato. È calato. Perché la sovrastruttura che lo circonda è sempre più opprimente. Ok. Quindi okay. c'è, cioè, ed è sempre più ma basata non pensi che, sulla okay, ho capito, la remunerazione. Ho capito, ma non pensi che gli stessi attori della scena underground un po' hanno svoltato le spalle alla scena underground con me e si sono fatti fagocitare dalle strutture che gli vanno contro? Qui a Bologna o in generale in Italia? Qui a Bologna, parliamo proprio di Bologna prima di allargarci. Secondo me non tutti. Uh-huh. Ma qualcuno, dici qualcuno? Perché guarda, immagino, faccio un esempio, facciamo i nomi. Un ragazzo di Bologna, tu sei cresciuto negli anni 90, quindi immagino che sia cresciuto con il sangue misto. Sì. Arriva un disco Sangue Misto, che figo, non? Per un ragazzo di Bologna, è tutto perché rappresenta proprio la tua vita. È stato abbastanza determinante. Capito? Cioè, proprio perché è genuino, secondo me, non perché la musica è troppo buona, ma perché è genuino e quindi parla al ragazzo di sì. Bologna, di quell'età anche non di Bologna. Poi ti rendi conto, dopo qualche anno, adesso è la fine degli 90, che il tipo di Sangue Misto che neffa, che tu hai, boom, bam, si ritrova a fare io e la mia signorina. Un po' ti scende, cioè un po'... In realtà, avendola vissuta... in diretta quella roba lì, già, non sì, sì, sì. Vicino a loro, ma sì, no, capito, l'epoca l'hai vista, l'hai vista. Ti dico, cioè, Neffa ha smesso in un periodo in cui cioè, stava scemando tutto, okay. E lui era molto più grande di noi, sì, sì. E io mi ricordo proprio che pensai che ha ragione lui, cioè, comunque hai 33 anni, questa roba qua del rap adesso è in una fase di stallo, mm-hmm. Comunque più di tanta cosa per una persona adulta non può dare, sei uno che sa suonare, hai voglia di fare altre cose. Quando uscì con la mia signorina, io impazzì. No, è una bella canzone, è sicuro. Ma però si distacca un po' da... ai Temptation, so, tutta quella roba lì. Quindi però si adoro. Distacca un po' dallo spirito underground, non c'è nel senso. E quindi può darsi che molti attori, come lui puoi anche dire che non conosciamo, di quel settore si siano semplicemente... hanno ceduto al capitalismo, cioè, la verifico per il pieno. Beh, ma quello è un attimo. Cioè, nel senso che in quegli anni ancora, secondo me, non si capiva bene mm-hmm. è vero. Verso che cosa stava andando sì, il mondo. È vero. E comunque la fresca ha un fascino un per fascino. Tutti. Per tutti, no? Infatti c'è niente da fare. Cioè, devi proprio allenarti per non avere... per non sottostare a quel sì, fascino, vero, capito? Ragione. E secondo me adesso è il periodo giusto per allenarsi. L'hai detto. Perché adesso si vede veramente, veramente è ineccepibile quanto questo sistema non funziona. È vero. Meno male. Guarda che è una cosa che viene sempre più fuori, no? Con tutti gli ospiti, con la gente parla, tutti hanno visto che il sistema non funziona. Ma i nostri genitori invece non... è un sistema con cui... sono cresciuti loro e quindi vanno a dire a tua madre, a tuo padre, guarda che non funziona il sistema di merda, no? Ti diranno, no, io glielo dico, ma perché i miei sono aperti a un dibattito politico mm-hmm. o sociale, sì. Per cui io glielo dico e gliel'ho sempre detto, cioè a volte anche ho litigato, no, perché poi cioè, discusso. È vero, perché poi sono gli stessi genitori che accusano i figli, i giovani, così, dico, ah no, ma questo è un fannulloni. In realtà è perché si ritrovano di fronte a un sistema che vedono che non funzionano. Perché devo entrare a far parte di un sistema che non funziona? Piuttosto faccio la figura del fannullone, roba del genere, no? È facile dare il supermercato. Adesso, secondo me, è proprio... cioè, in tutta questa polarizzazione continua mm-hmm. di tutto, mm-hmm. anche le scelte di vita sono drasticamente... una all'opposto dell'altra, vero, cioè nel senso che anche un ragazzo al giorno d'oggi ha due strade, o sbattersi all'inverosimile per cambiare la sua, sì, la sua destinazione, sì, sì. O cedere al tanto non cambia comunque un cazzo, lì è questione di carattere, di contesto familiare, di tante cose. Tante cose. Le scelte, che uno fa poi alla fine sono figlie di sta roba qua, no? Grande, grande. Ma tu da piccolo, che cosa sognavi? Proprio il sogno, quello che sognavi, non quello che volevi fare da grande. Cosa sognavi da piccolo? Il piccolo Michele, cosa sognava? Oltre al suo skate park che poi ha avuto. Sì. Cosa sognavo? Io sognavo di fare il disegnatore di fumetti uh-huh. ed ero intrippato con l'astrologia.
da bambino. Hai capito? È incredibile. Proprio quella generazione, lo diceva l'altro giorno Roy Sai che Pesco. anche ho letto articoli che dicono che anche questa generazione qua di giovani, generazione Z, di quelli un po' più sbarbi, sono super intrippati con l'astrologia. Pensa a te, c'è una cosa proprio che i bambini vanno giù di testa. Invece, se dovessi descrivere il tuo quadro familiare con una storia, un aneddoto oppure una fotografia. Beh, mio padre familiare, guarda, penso che comunque nella vita magari non sono stato fortunatissimo, ho avuto delle belle rotture di coglioni, ma proprio in questi giorni stavo analizzando la mia situazione familiare e devo dirti che è veramente la cosa nella quale sono stato fortunato nella Veramente, vita, cioè, sia la mia famiglia di mio padre e mia madre, piccoli sia che hai fatto tu. la famiglia che sto creando. E quindi c'è. Cioè, questo mi ha portato a capire una roba bene, che comunque c'è. Cioè, se riesci a crescere o a far crescere una stabilità emotiva, una famiglia e una stabilità emotiva, è veramente quello che switcha Grande, tutto nella grande. vita. Questo merita un applauso. Perché, sai, è quello che dici, è cose emozionanti. Perché nel giorno di oggi sembra che la stabilità derivi sia economica e basta. Quindi le persone hanno sacrificato la stabilità con la vita, hai detto, non sentimentale ma Emotiva. emotiva, per la stabilità economica, che poi non riescono ad avere. E perciò, secondo me, abbiamo l'impressione di avere una società di mostri. Cioè, nel senso, secondo me, quindi è molto, molto apprezzo molto quello No, che no, ma dici, quello che conta, in davvero, realtà. cioè, nel senso, perché noi siamo comunque figli di un'epoca in cui sembrava che la stabilità economica fosse la cosa più importante. E poi mancava la stabilità Sì, emotiva nella maggior parte dei è vero, casi. è E vero. ha fatto molte più crepe che la Sì, stabilità è vero, ma economica. tutti i mostri che vedi in giro non è perché non hanno da mangiare che sono dei mostri, è perché gli mancava quell'affetto. Sai, mi sa, non so se era 2012-2013, quando la scena di Chicago esplose, Sì. che dicevano che la chiamavano Chi-Rock Chicago Sì. perché dicevano che c'erano più morti al giorno. C'è un tipo che fece una conferenza e spiegava che sì, la povertà ha il suo ruolo, però il vero problema è la mancanza di amore, di affetto che hanno questi ragazzi. E per me ha ragione. Cioè, la povertà non condiziona, cioè non è che se sei povero non puoi amare, non puoi capire, non puoi essere stabile emotivamente. E invece noi, nella società capitalista, ci fanno credere che il soldo risolve tutto. Vai dietro al soldo che poi dopo andrà tutto bene, invece no. Nel senso, A livello umano, se sei povero, sei ricco, fondamentalmente non cambia un cambia un cazzo. cazzo, bravissimo. Cioè, tanto la vita è avere un budget e corrispondere al proprio tenore di vita in Bravo. base a quel budget. E basta. Non è che sia Cioè, complicato. il resto è lusso. Adesso è lusso, adesso sono i Capito? bisogni Quindi, che ci creano, che non hai bisogno e tutto il resto. sì, È cioè, questo. nel senso, dal momento che sai determinate cose, su quelle ti devi basare, Sono d'accordo. una è la stabilità emotiva, l'amore. Sì. E una, secondo me, è Sono l'educazione. d'accordo. Poi tutto il resto viene. Se tu Infatti, sei, cioè, tutto il resto arriva, la prosperità economica e tutto il il resto. problema per il quale questo tipo di società basata tutta sui soldi è anche venuta avanti è perché c'è comunque un abbassamento dei valori culturali. Chiaro, Cioè, chiaro, non ti insegno più che cos'è chiaro. importante, ti Vero. insegno Come fa a guadagnare come fare a soldi? guadagnare soldi Vero, o come vero. cercare di fare i soldi in una maniera Bravissimo, che non bravo. è spaccarti il culo dalla Bravo, bravo. mattina alla E sera. poi comunque devi spaccartelo. E Cioè, io poi dico comunque sempre le tipe per dire: o li fa, non li fa 5 euro sì, al ma mese, devi no? Ma se devi lavorare. lavorare, riprendi di minchia nel culo, gli occhiali se riprendi. Cioè, devi Devi lavorare, cioè se fai il content creator che dici non lavorerai mai No, no, un giorno in lavori, vita bro, tua, lavori, devi lavori. lavorare Dico, 7 su sì, 7. 7 su 7 tutto il giorno, non hai Cioè, orari. guardati l'intervista ad Anika Mori, non so, di un podcast che dice, lei fa i porno col suo tipo, È un però casino. sì, Devi cioè, stare, non lo so, lavorare, immagino, però lavorare, c'è da lavorare, lavorare, sì. eh? E Cioè, alla fine, e più poi non trovi neanche il tempo. Sì. più in piattaforme sei, in più piattaforme Più sei, guadagni. più content Sì, differenti devi dare, è cioè. un casino, è un bordello. Allora, invece, volevo parlare della scuola un attimo con te, perché è un argomento che, visto che sei genitore e tutto il resto, Sì. tu, Io che scuola hai fatto intanto? ho fatto l'istituto tecnico, sono perito Ah, elettronico e perito. telecomunicazione. Cazzo, quindi capisci di sistemi, di come si chiamano, di
circuiti, robe, circuiti integrati, stampati, robe No, così. prevalentemente capesco di audio, Ah, tutta questa roba qua. ok, ci sei L'ho specializzato fatto. in quello. Sì, l'ho fatto per un botto di anni e Ok. ancora ne Bomba. mastico. Bomba. Essendo un producer, cioè, comunque stai studio. Che voto daresti al sistema, al tuo percorso scolastico prima di parlare di sistema? Al mio percorso Il scolastico scolastico, darei un diciamo. bel 3,5. Cioè, di cui. Dammi 5, però. Questa generazione mi favorisce. Cioè, 5 al sistema scolastico, 3 al mio approccio al sistema Ok, scolastico. mi piace questo 5. Cioè, nel Ma senso, perché? siamo colpevoli tutti e Tutte e due due. comunque, Ma però. perché gli daresti un 5 al sistema? Cosa gli mancava all'epoca al tuo e cosa gli può mancare oggi? Cioè, nel senso, secondo te la cosa è cambiata da allora a oggi oppure continua a dargli un 5 e perché gli dai un 5? Io gli do un 5 perché adesso secondo me in certi contesti è un pelo migliorata la cosa, però è peggiorato la burocrazia, ok? O comunque il sistema educazione. Però quello che è mancato a me, io gli do 5, anche 4, perché comunque è un sistema scolastico che si è rapportato a me con l'ottica di dirmi che non contavo un cazzo, Ah, che vero. non sapevo fare un cazzo. Cioè io da quando ho iniziato la scuola più o meno, magari alle elementari no, ma dalle medie fino alla fine superiori, io ho sempre avuto gente che fondamentalmente smorzava le mie attitudini, smorzava le mie ambizioni e È vero, cioè ho verissimo. dovuto presto cominciare a capire quali erano le alternative che avevo. Non c'era nessuno che diceva, secondo me puoi, se vuoi puoi Puoi farlo. fare, è vero. Cioè io dicevo, io voglio fare questa roba, ma dove vuoi andare? A livello Verissimo. istituzionale. Cioè io ho fatto l'istituto tecnico perché io volevo fare disegnatore di fumetti e dopo volevo fare il liceo artistico, lo sapevo da quando avevo 6 anni, ok? Almeno il liceo artistico, l'istituto d'arte. Ho passato tutte le medie a combattere con una professoressa di disegno artistico che diceva che non ero in grado. Quando Ma questo è palesemente il problema del peso, però, dai, dai, è peso, stupido. cioè è molto peso. Io per fortuna non ho mai avuto quel tipo di esperienza, però ti immagini uno che è un bambino che va a scuola per imparare e il maestro, il prof, dice non sei in grado. Ma Bro, soprattutto quando tu sei in grado. ma cioè, sai Cioè. quando è andata questa cosa qua nelle scuole, soprattutto in Italia, molti i professori vanno in conflitti con gli studenti che sono preparati, perché gli sembra che perdono l'autorità, sai, sei bravo, fai bene la cosa, lei dice, minchia, questo è più bravo di me. No, non ho capito, perché vanno in competizione con i loro alunni, secondo me, è la mia conclusione. Sì, beh, alle medie penso che ancora il livello di competizione non so se ci possa essere, però comunque c'è. Io ero bravo a disegnare, oggettivamente. Poi probabilmente non era il mio tarlo, quindi non l'avrei comunque fatto. Cioè, comunque, quando mi è venuto il tarlo della musica, poi è stato Vabbè, sì, quello. Cioè, a me hai mi detto frega poi di un poco, io voglio cazzo. fare quella roba lì, capito? Grande. Però c'è, sì, e anche alle superiori, comunque, poi vabbè, avendo scelto di fare una scuola che non era proprio la mia, quindi già ho avuto le mie difficoltà, però essendo uno sveglio, bene o Sì, male ce l'ho fatta, ci ho messo un po', però più che altro perché non ero in confidenza con l'istituzione, quindi convinto. io ero completamente sempre in guerra. Vedo. E quindi, però comunque anche in guerra, cioè nel senso, Sì, io c'è ho cioè, avuto guerra, vai in diversi guerra. casi, il preside delle Aldini a me, come valutazione finale, mi scrisse che nella vita non avrei mai Ma che concluso un cazzo vuol dire caso. questo? Ma adesso si merita una denuncia? Sì. Ma no, guarda che una vez si merita una denuncia, fidati. Cioè, è pesa questa cosa, bro. Cioè, è incredibile. Ma lo sai prima di dirmi questa cosa, eh? Cioè, molte persone mi hanno detto in scuola interna, ma delle cose assurde che i prof vivono sulle. Ma che cazzo vuol dire, bro? Ma uno va a scuola a imparare, non è che va a scuola. E tu, se non è capace, è perché tu, professore, non sei bravo. È questo. Cioè, dal momento in cui il professore, secondo me, dice a un bambino, no, non sei buono a fare sta cosa, vuol dire che tu, prof, non sei stato buono a trasmettergliela. Quindi è colpa tua. È Perché lui va lì a imparare quella cosa. comunque, non volendo categorizzare, però è comunque difficile avere a che fare con una platea di ragazzini. Cioè, parlavamo prima con Sì, lui, è vero. quindi c'è. Ma infatti tutto il problema parte da lì. Cioè. Secondo me sono troppi ragazzini nelle classi. Hai capito? Tu dovevi una classe con 20 ragazzini di 6 anni. Scusa, come fa a stare dietro a 20 ragazzini di 6 anni? Fai fatica. Sì, ma.
Guarda, il sistema scolastico adesso probabilmente non sono io la persona migliore per dirlo, no, ma però ho amici che lavorano e cioè comunque è un casino, ma come è un casino tutta la roba istituzionale in Italia, cioè è vero. Dove vogliamo andare? È vero. Molto interessante questa introduzione su Bergman. Abbiamo capito che tipo di persona è, cosa ha vissuto nella sua vita e come la vede. Una domanda stupida. Cosa vuol dire Bergman e perché scegli di chiamarti Bergman? Bergman vuol dire barcaiolo. Quello che rema la barca. Ah, ok. Quello che ho capito adesso tutto perché è la mia testa. Io i miei amici mi hanno sempre chiamato Bargio, ma mi dava un po' in culo. Sì. E un giorno un mio amico se ne uscì con Bargeman, andai a vedere cosa significava e quindi da lì Bargeman, perché alla fine mi ci sta. Cioè, il mio cognome ci sta. E poi sei un rematore americanizzato. Sei un rematore. Sono uno che adesso ci arriviamo. Delle basche ne ho fatte. Sì, ne hai fatte. Quindi parliamo della tua carriera hip hop e tutta la cultura hip hop. Com'è che viene al contatto con la cultura hip hop? Perché io da ragazzino ho avuto, chiaramente essendo figlio del filo americanismo totale, ho avuto tre input forti da quel versante lì, perché erano quegli anni lì, che sono stati appunto lo skate, le tartarughe ninja e Michael Jackson. Wow. Quindi io la prima roba che ho sentito di Michael Jackson, coscientemente, è stata, penso, Jam, dove ho sentito per la prima volta veramente Jam. Il rap. T.D. Riley ha fatto la base, vero? Produttore, grande, Jam è una gran canzone. Jam, spacca! E lì c'era un pezzetto di rap, che poi dopo l'altro giorno, perché ho fatto un approfondimento in questi mesi un po' su Michael Jackson, ho scoperto che il tipo che rappava era uno di quelli che aveva prodotto il pezzo, non Teddy Riley, ma un tipo che... E.V.D. non è lui? No. Chi è che rappava? Ma il video dove E.V.D. è in un altro pezzo. È vero, in Bad, tipo, se non sbaglio. No, forse sempre in quel disco lì, però un pezzo più avanti. Sì, è vero, Black and White. Non è Black and White. Black or White. Il primo singolo. E no, è Macaulay Culkin. Sì, sì, è vero, Black or White. È vero. Playback. Quindi hai visto quel video, hai visto le cose, boom! È scoppiato tutto, cioè nel senso che si è aperto un mondo e deciso di andare. Ma non è stato tanto quello, è che comunque c'è i video di skate in quegli anni lì avevano una colonna sonora rap, okay. Poco punk e molto rap, almeno quelli che guardavo io, che riuscivo a reperire io. Le tartarughe ninja vivevano in una fogna a New York, andavano in skate, facevano la break dance, giravano con il ghetto blaster e mangiavano la pizza. Mangiava la pizza, ok, però c'erano anche i film delle tartarughe ninja in quegli anni lì. E nell'episodio numero 2 ci sono loro che finiscono un concerto di Vanilla Ice, no? È vero. E quindi c'è, praticamente ho assorbito quella wave lì che arrivava comunque da là, ma era quella roba lì. Cioè, quello è stato il mio primo approccio. Sì, ma allora... Volevo chiederti, primo approccio, vedi queste cose qua, quando è che capisci che hai voglia di far parte di quel mondo come attore, non più solo come spettatore? Penso abbastanza subito, cioè nel senso che comunque una volta, cioè lo switch diciamo che è stato con le superiori, no? Quindi conoscendo altra gente che aveva la tua passione, perché comunque laggiù, ok, avevamo fatto un gruppetto che andavamo in skate, che pian piano si è sciolto. Aveva un nome questo gruppetto, no? BPS. Ah, ok, cazzo. E poi io, ok. Ben ti voglio, okay. Posso skate. Ah, hai capito! Allora, BPS, stavo proprio per la domanda, subito dopo. Legendary shit, cazzo, è tutto più chiaro adesso. È incredibile. Quindi BPS... In BPS siete un gruppo di ragazzi, immagino, sì. Tipo che ne so, 6, 7, 8. Siamo ufficialmente 8. 8. Però abbiamo allargato. Ok, poi a una certa, tu sei appassionato di musica, hai iniziato a toccare le macchine, DJ, robe così, con altri, fate la clicca BPS con cui fate la... Cioè, no, non era la stessa balotta di skate, però arrivato alle superiori conosco Chance, che è il mio socio adesso di Digiti. Ok, e lui mi dice voglio fare una crew, perché anche lui era infottatissimo. Io ho detto vabbè, la crew la facciamo, però io voglio chiamare BPS perché
mi è rimasta quella roba sì. lì, io voglio quella roba lì, e ok, però troviamo un nome che non sia Ben Ti Voglio Posse Skate, perché non siamo più. E alla fine non abbiamo mai trovato il nome, è sempre stato BPS, abbiamo avuto mille milioni di pseudonimi, sì. il più celebre era Balordi per sempre, che un po' identificava bene il nostro approccio alla vita di quegli anni. Io infatti conoscevo Balordi per sempre e sì. Basta Poco per Sognare. Basta Poco per Sognare era il primo demo. Ecco, wow, comunque c'era della ricerca dietro. Titolo di Fraia, che è sempre stato grande un po' Fraia. Più sognatore sì, sì, di grande tutto. Fraia, lo salutiamo. Ma e quindi fai la crew con Chance, Fraia e tutti, sì. iniziate a girare tutto il resto. Avete fatto un album? Cioè, demo, abbiamo fatto un demo, un EP e un album. Ok, volevo capire un po', in quei anni... Mm-hmm. Com'era per voi, che tipo di difficoltà avete incontrato per fare quel tutto, cioè com'era, cosa spinge un gruppo di ragazzini senza mezzi, senza nulla, a buttarsi in un'avventura del genere? Il bisogno di esprimerti, mm-hmm. cioè noi ci volevamo esprimere, quindi poi in quegli anni lì l'hip hop era una roba che aveva, no, tutta sta roba delle quattro discipline, mm-hmm. quindi le provavi un po' tutte, no, perché comunque era una roba nuova che ti dovevi cercare, non sapevi un cazzo, cioè erano proprio gli anni dove a L lo trovavi da Footlocker, no? E comunque c'è, e eravamo fortunati perché a Bologna c'era una mossa molto potente in quegli anni lì. E quindi noi quando riuscivamo da giù venivamo sempre qua a livello, zona dopa, Link. E quindi c'è, era automatico partecipare, mm-hmm. perché era... un mega laboratorio gigante, mm-hmm. non era una roba di ok, magari c'erano i Sangue Misto, Meme mm-hmm. Merda, mm-hmm. gli OTR, che comunque era già gente che volendo ci lavorava, sì, però sì, erano sì. 10 anni più grandi sì, di noi, comunque 7-8 sì. erano proprio i nostri fratelli maggiori, noi non avevamo neanche rapporti, però tutto il resto era una roba in cui tutti ballavano, tutti dipingevano, tutti facevano freestyle, sì. E quindi ci saltavi dentro per forza. Allora, con BPS fate 3 progetti, come diciamo prima. Adesso per dire, no, un ragazzino, per un ragazzo è molto più accessibile fare musica. Sì. Cioè, si vuole, va a trovare studio. All'epoca com'era? Chi era? Cioè, voglio capire un po'. Raccontaci sta cosa, non è una cosa da poco, sai? A quell'epoca riuscire a trovare uno studio, riuscire a fare le cose, cioè... It was me. È quello che volevo che dicessi dall'inizio, che il rematore. Ecco perché sei il rematore, cazzo, uomo. E lì dietro, tu li facevi tutto. Ero io. Merda. E quindi i pezzi li ricevate a casa e tutto il resto. Cioè, abitando in campagna, ma io ero intrippato di quella roba lì. Cioè, la mia parte artistica, ok, ma la mia parte tecnologica che ho dovuto far combaciare con quella artistica, si è poi concretizzata in quella roba lì. Quindi io mi sono intrippato e io volevo fare i beat, fondamentalmente. Mm-hmm. Ecco, come hai iniziato a fare i beat? Cioè? Con un programmino, con i MIDI. Uh-huh. Cioè, 8 beat, delle cagate. Ho fatto 4 milioni di beat, alcuni unendo tutte le robe suonicchiavano e abbiamo fatto... Ho comprato un mixer, ho comprato il computer, 2 microfoni di merda, senza avevi giradischi. Abbiamo registrato una cassettina, impresa diretta. Grande, sì. Fratello. Poi ti dico una cosa, è peso, perché io immagino l'Italia, Bologna in quegli anni. Non è che la cultura hip hop fosse... Io sono cresciuto in Francia, là era già capito, più o meno come adesso. Quindi si diceva, no, era facile per uno, cioè più o meno facile per uno. Però immagino Bologna all'epoca, capito? Non, una musica che poi, tra l'altro, non ha un futuro, come dice, proprio pura passione, no? Sì. Nel senso, ci immagina la provincia di Bologna. La Bologna... Ma no, cioè, c'era Neffi, Sangue Misto, poi c'erano i dischi d'oro, cioè, sì, la provincia non avevamo un cazzo, non c'era, eravamo vicini, mm-hmm. quindi potevamo venire ad assorbire sì, ma proprio pesantemente, però nessuno mi ha mai insegnato un cazzo, io sono... totalmente autodidatta. Bro, è una figata, bro. Un applauso anche per questo, bro. È proprio una figata, bro, ti giuro. Cioè, è proprio il messaggio, non è che non abbiamo pensato di far sto media,
Il messaggio che dovevamo mandare alla gioventù è proprio questo, che bro, devi sbatterti, facci un culo tanto. Magari riesci a fare qualcosa, quello che volevi fare a livello economico, ma comunque se vuoi arrivare ai risultati devi farti il culo. Vale, e, sì. Vedi, cioè, e non so quanti anni avevi all'epoca, avevi 20 anni, non lo so, anche di meno. No, io sì, ho cominciato a farmi lo studiolo che ne avevo 16, 17. Hai capito bro, è peso, eh. Pesissimo, guarda, quella roba lì l'abbiamo fatta che io avevo sì 18 anni, è uscita, l'abbiamo fatta nel 98, è uscita nel 99 più o meno, lì a cavallo avevo 18-19 anni. Complimenti, sì. Bro, complimenti. Ma l'avventura BPS quanto tempo dura? Quasi 20 anni forse, 20 15 anni. Sì, wow. Cioè comunque 98 98 2012, wow, wow, quindi sì, wow. 15 anni. Ma per quale motivo poi perché è sfumata la cosa organicamente, cioè nel senso che poi dopo io ho fatto il disco con Macchia e perché io avevo molti più beat di quanti Regas riuscissero a rapparne. E quindi Macchia ha fatto Arco Soul, giusto? Sì. Uh-huh. E quindi mi interessava produrre qualcuno di, cioè fare, perché io comunque ho sempre rappavo anche in BPS, ma non è mai stato il mio pallino. Io volevo proprio fare il producer. No, fare proprio il producer. Non diciamo come il producer. Sì. Okay, e lo step successivo ad aver prodotto i dischi dei miei gruppi, dove ho fatto tutti i miei esperimenti, mi sono parso, suonavano una merda. Cioè, anche il disco comunque suona male. No, vabbè, è male. Per quei tempi no. Underground. Per quei tempi no. Se tu le vuoi paragonare adesso, i suoi amperi non ce l'ha niente. Per quei tempi, certo. Secondo me no. Però comunque c'è. Bello underground, ma a noi andava bene così. Poi mi volevo misurare proprio come producer, cioè nel senso prendere uno che secondo me aveva un potenziale e costruirgli un suono intorno per dare valore a lui. Ok, ma com'è nata questa collaborazione con Macchia? Salutiamo Macchia, grande Macchia, mega rispetto. Perché loro erano, lui è un po' più giovane, e comunque cioè noi giravamo spesso con BPS, cioè comunque suonavamo tutte le settimane e quindi conoscevamo un po' tutti. Poi loro, lui e Bazzo, salutiamo, grande Bazzocchi, grande Bazzo, avevano questo gruppo e facevano questi tape e chiamavano un sacco di featuring, e quindi insomma ci hanno sempre molto rispettato. Poi siamo diventati super amici e per la stessa storia, però sì, la parentesi BPS, che è la prima parte della mia vita, è stata super, cioè noi dopo ci siamo, ognuno ha preso un po' la sua strada, io ho fatto quella roba lì, poi magari non avevo, non ci sono state le condizioni per poi proseguire, però poi con Fry abbiamo fatto robe, con Davis e ma tu pensi altre. Che in un futuro avremo la fortuna di rivedere la BPS Click insieme? Ma l'abbiamo fatto nel 2020, progetto. L'anno fortunato abbiamo fatto la Deluxe Edition che abbiamo messo su Spotify. Hai rimasterizzato? No, 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 l'ho messa dentro così, con 5-6 pezzi inediti. Non inediti, però che erano sparsi nel web, così tipo io rappresento altri pezzi. Ma secondo me per la città, per la cultura, per tutto dovreste farlo. Cioè questo è il mio punto di vista, poi non so come sono i vostri rapporti. Guarda, adesso sono riuscito dopo 10 anni a convincere Fry a tornare a rappare, quindi grande. Adesso è uscito Spand Out, grande, tipo, grande. Due grande, settimane fa, che è il suo grande ritorno. Grande Fry, lo salutiamo. Comunque lo avremo ospite qua prima o poi, Fry. Senti qua. Dopo Jack Macchia, secondo me, alla mia percezione personale, hai, non so se sei stato tu a lanciarlo, però hai partecipato a un progetto molto molto importante che è Arena 050. Sì. Ci vuoi raccontare com'è nata questa cosa? Chi era il da chi è, capito? Come, proprio raccontaci com'è nata la cosa. Non sono uno, allora dirò questa cosa, non sono uno dei membri fondatori di Arena, io sono arrivato subito dopo. Ok. Però sì, Arena è una roba, secondo me, irripetibile. Ma com'è nata? Com'è che vi è venuta in mente? È nata perché questi, i Regas, cioè i vari Dam, Bazzo, Macchia, Reperto, Virux, Dima, così, e si trovavano al TPO il mercoledì, dove organizzavano questa specie di laboratorietto, che ha preso sempre più forma, e dopo da lì è nata Arena 051, facevano la radio, comunque è nata all'interno del TPO, perché il TPO dava quello spazio lì.
Poi dopo tu hai fatto Black Market, c'è una cosa tua. Sì, cioè io ho iniziato ad avvicinarmi ad Arena, a quella situazione lì, perché loro facevano la radio. Io ero interessato a fare la radio e quindi, visto che ne sapevo un sacco, ero un po' più grande di loro, bam, mi sono infilato dentro. Poi ci ho preso gusto e quando Arena poi è uscita dal TPO ed è diventata poi l'arena quella del sottotetto che tutti conoscono, uscendo dal TPO non facevamo neanche più il programma in radio, quindi ho avuto un annetto di stand by e poi a prima Radio Bologna 1, poi a Radio Città Fujiko abbiamo fatto sette anni di Black Market, all'inizio con Emiliano e poi con Frank Strong. Grande, salutiamoli, cazzo, quante cose hai fatto, incredibile. Io un cielo mi ha detto che stai facendo oppure hai fatto un disco con un'altra leggenda secondo me di Bologna tra i giovani, Inda. Come è andata la connection con Inda? Beh, io Inda, cioè lo Yando lo conosco da quando era un bambino. Allora, questo disco ancora non è uscito, no, ma uscirà dentro l'anno. Mi ha detto che è un disco in una forma molto promozionale. Ok, ma il progetto, cioè come, cioè, a furia di conoscerlo, l'hai preso e dico vieni qua, facciamo la cosa insieme, oppure c'è... Sì, lui, cioè io lo conosco da sempre, ho sempre voluto collaborare, però poi alla fine abbiamo, soprattutto quando lui era più giovane, dei standard di vita diversi. Adesso invece sono molto più simili e in quegli anni del Covid, comunque che un po' tutto si è fermato, molti di loro hanno smesso di fare robe, pubblicare, perché non c'era connessione. Alla fine ho resuscitato un po' di cadaveri del rap bolognese e anche Inda, abbiamo fatto Paradise, che è sto pezzo, e poi dopo ho capito il valore di lui come rapper fino in fondo. Perché poi sono stato dietro anche alla finalizzazione del suo disco, disco di Inda, che no, Inda è forte, molto forte. Volevo chiederti, ma quali sono i tuoi... Tu hai prodotto, hai collaborato con un sacco di ragazzi a Bologna, hai aperto le porte a molti ragazzi. Quali sono i tuoi criteri per collaborare con un ragazzo giovane oppure? Allora, sì, io ci sto molto appresto ai giovani, però deve, non lo so, deve esserci qualcosa che mi fa dire lui. Cioè che piace a me, non, cioè io non ragiono mai del questo qui mi fa svoltare, ma non me ne frega un cazzo. Io voglio dare la possibilità a della gente con del talento di poter esprimere il proprio talento. Okay. Se hai bisogno di un processo in cui parliamo, ci confrontiamo, diciamo un po' terapeutico, prima lo facciamo, cerchiamo le reference musicali e poi esprimiti come ti sai esprimere. Grandi. E lo Yando, per esempio, per me è uno dei migliori di sempre qua. È fortissimo, perché ha poi una vastissima cultura, e quindi questo è dovuto a te, perché lui ha una grandissima cultura musicale, e poi è giovanissimo, per quanto mi riguarda. Allora, se lo chiedi a lui ti dice che è dovuto a me, non per vie indirette, però comunque per tutta quella roba dell'arena, di BBS, perché comunque ci conosciamo da sempre, e lui è sempre stato molto uno attaccato alla cultura, al sapere le cose, anche perché... Cioè lui è una macchina, lui registra tutto quello che tu dici e lo connette alle sue reference e poi fa. Da giù, sì, sì, no, è una scrittura che mi piace molto, è poi divertente, è autoironico, è un grande. È un grande, tanto, tanto, è bravissimo, è bravissimo. Salutiamo, lo sai. Volevo chiederti, parliamo della scena rap italiana, giovani e tutto il resto, che voto daresti tu alla scena rap italiana adesso? da che punto di vista? Tu, cioè, che vuoi, dal punto di vista di Bargeman, cioè no, riguardo la scena italiana. Perché io la musica l'analizzo sempre in due maniere, una oggettiva e una soggettiva. Io come te, vai, analizza oggettiva e poi analisi oggettiva e poi soggettiva. Secondo me adesso siamo su un 6.5. Ok. Vuoi motivare il 6? Sì, perché secondo me c'è stato un apice bello forte a livello proprio di, come ti posso dire, di fermento e di crescita
di un determinato suono in un determinato contesto, ok? Che però a un certo punto, secondo me, ha raggiunto un apice che adesso sta calando. Un po' per fortuna. Dal punto di vista musicale, dal punto di vista musicale, ti dico, la musica italiana in generale negli ultimi anni mi è tornata a piacere molto. Adesso sta un po' scemando perché molta gente ha over parlato. Quindi c'è, magari ce l'avevi delle robe da dire, però ne dite talmente tante che forse adesso per un po' non hai un cazzo da dire. Il problema è che non, a livello industriale non c'è lo spazio per non avere un cazzo da dire. Questo è interessante. Capito? Quindi sta gente deve sempre dire qualcosa. Mm-hmm. E quello un po' abbassa il livello, secondo me. Okay. Cioè, siamo in una... Quindi dici che il fatto che la qualità generale non sia tanto top è dovuto alla saturazione che tutti, cioè, come dire, il mercato chiede sempre più progetti, chiede sempre più cose. Bada, la qualità è altissima. Mm-hmm. Okay. È la materia che manca. Quindi tu poi hai contenuti nelle... Sì, ma anche delle vibrazioni, semplicemente. Okay, capito? Okay, okay. Cioè, la qualità è altissima. Mm-hmm. Tu puoi ascoltare un disco che di quello lì suona in una maniera incredibile. Mm-hmm. Il pezzo, ma tu dici, minchia che disco. Mm-hmm. Poi alla fine... non ti rimane un cazzo, cioè comunque non ti è piaciuto, però è fatto a maniera, c'è un'industria che lavora lì ed è un'industria che ha imparato negli ultimi 10 anni a lavorare sul serio su quel prodotto lì. È vero. Però i dischi, secondo me, quelli che diventano evergreen, che può essere Spera e Basta, come DJ Sciocca, mm-hmm. come Fabiano, come Gue Pequeño, mm-hmm. quando hanno quel qualcosa in più, quell'anima in più, quella vibrazione umana, quella roba lì, allora diventano delle pietre miliari, altrimenti... Ma come si fa a percepire quella vibrazione lì nella musica? Cioè, è una cosa che secondo me, dire così è molto generico, ma come fai a percepire quella vibrazione? Perché poi siamo, ognuno è fatto a modo proprio. Certo. Certe parole, certi suoni possono suscitare in te delle emozioni e in me altre emozioni. E voglio dire, è un po'... Tu, se fossi tu il grande boss, se tu fossi tu il grande boss, proprio diciamo della scena italiana, lì, ti parlo non di artista o tipo di industria, cosa faresti per migliorare la cosa, per darci dell'anima, per metterci un po' di soldi? Toglierai i soldi. Porca puttana, sei drastico. È interessante però, perché cioè, utopisticamente, cioè... Se, cosa farei io se fossi Jacopo Pesce della situazione? Che non è neanche più il boss, sì, il boss Jacopo Pesce adesso. Non lo so cosa farei, perché se avessi saputo cosa fare forse lo starei facendo. L'hai detto. Capito? L'hai detto. Però, questo è sincero, utopisticamente io toglierei... I soldi. Sì, cioè nel senso toglierei l'over struttura. Cioè toglierei il processo industriale. È interessante quello che dici, perché poi... ho visto un'intervista, un aneddoto così di LL Cool J, tu sai di chi parlo, con te posso parlare di queste cose. E lui diceva che le persone devono smettere, i rapper, di parlare uno dei loro soldi e di guardare i soldi degli altri. Sì. Perché fa la domanda all'intervistatore, gli fa, secondo te qualcuno ha mai chiesto... Se ha mai chiesto... Davis. L'hai visto allora? Quanti soldi c'è tutto? Cioè, ti rimangono così? Infatti è vero, quello che dici è molto interessante. In realtà se togli i soldi magari porti un po' più di creatività, un po' più di anima, di soul nella cosa. È un po' come la politica, cioè vuoi un politico onesto, cioè toglili, fagli guadagnare 1500 euro al mese. Allora lo fai perché ci credi. Sì, sì, è una vocazione. Secondo me si sgama quando una roba non è vera, ok? Cioè... Ok che ognuno ha i suoi gusti, ad alcuni gli arrivano più determinate cose, ad altri gli arrivano delle altre. Però c'è sempre comunque una chiave universale che ogni tanto qualcuno riesce a trovare, che prende, se non il 100%, il 70%, e crea quel qualcosa di diverso. Poi è chiaro che magari se la faccio io, che dietro non ho una macchina come la Universal, la conoscono in 10 stronzi.
se la fa Gue Pequeno, la conoscono in tutta Europa. Hai ragione. Quello è interessante quello che dice. E quindi possiamo dire che io personalmente penso che quell'ingrediente lì sia la genuinità. Perché con Brain abbiamo parlato una volta qua e faceva il discorso simile, perché diceva, guarda, per esempio uno come Scicoria, diceva lui, non ha un grandissimo flow, un grandissimo, però arriva a tutti, perché quando lo ascolti, se hai nessun modo di rappare che di scrivere, senti la genuinità e quindi funziona. Senti che è vero, cioè nel senso, adesso i ragazzini dicono tutti, no, perché ascolti lui? Perché è il più vero. Però in realtà secondo me no, cioè nel senso... non è neanche una questione, secondo me, di street credibility, ok? Cioè, è il più vero perché dici che sei in mezzo alle situe di merda, e allora però è vero perché ti ho visto con lui che è un bruttuccello, allora sì, sei street credibile. Fanculo. Sti grandi cazzi. Però, secondo me, la verità viene quando tu stai dicendo una cosa che stai provando veramente. Cioè, non è neanche la narrazione di la descrizione di un episodio. Cioè, sono andato in un'altra pausa, c'era mio amico con una busta di bamba così. Te lo dico, l'ho visto io, quindi posso dirlo. È tu che cazzo pensi? Tu cosa stai cercando di comunicarmi? Quando arrivi a farmi capire che tu vuoi comunicarmi quella roba lì, che può essere riscatto dal disagio o amore incompreso o cazzi tuoi psicologici, però se me lo stai dicendo, quella roba lì alla gente gli arriva. Sono d'accordo. Magari arriva a 10, magari arriva a 100, magari arriva a 10 milioni, però... Però arriva, e alle persone a cui arriva, gli arriva e gli rimane per sempre. Esatto. Secondo me questa è la cosa bomba. Cioè, se comunque non per sempre, comunque c'è, avranno un approccio nei tuoi confronti che è... di un impatto umano. Cioè alla fine noi siamo esseri umani, cioè nel senso comunichiamo da quella roba lì, vibrazioni, cioè, sfumature, non lo so, cioè è veramente difficile saper leggere le cose che ci salvano da tutto sto bordello. Quindi cioè, magari nella musica sono le vibrazioni, magari nel cinema sono delle sfumature, però cioè sono dei dettagli. Cioè, se tu sei uno che non fa caso ai dettagli, non puoi percepire la vera realtà delle cose. E poi si dice che il diavolo sta nei dettagli. Sì, nel senso. Anche, no, per dire che proprio è lì che sta la verità, è lì proprio che sta la cosa, il trick. Nei dettagli, cioè, se tu curi, hai ragione, sai, io condivido pienamente quello che dici.